Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? No, no, no. Ti stoppo subito. Niente perché? Intro di quelle che... Perché oggi sei pericoloso? Abbiamo aperto poc'anzi. Vedi, subito sei partito. Ciao, ciao, sono Luisa. Ciao, ecco, Luisa, abbiamo aperto poc'anzi. Datemi l'audio, datemi l'audio. Ce l'hai già. Ciao, ciao, datemi l'audio, alzami l'audio della casa. Luisa, ciao, ciao. Da casa. Chiudimi l'audio della casa. Non c'è nessuno a casa, Luisa. Tu sei in un bunker, noi siamo in radio. Datemi l'audio del bunker, chiudetemi l'audio del bunker. Ma che fissazione c'hai? Ti sentiamo, Luisa. Ciao, ciao, ok, adesso ragazzi, andate in nomination. Ma ah, è tipo Grande Fratello stai facendo. Vammi in nomination. Sì, sì. Che devo fare? Abbassami le base, dammi la 1. Ma non l'ha visto più nessuno il Grande Fratello. Grande Fratello non lo guarda più neanche la Marcuzzi, è impegnata a mangiare yogurt quando va. Sono molto depressa. Come mai, Luisa? Ciao, sono Luisa. Sì. Ciao. Ho questi sbalzi di umore fortissimi. A cosa sono dovuti? Perché a volte sono felice, a volte ciao, sono Luisa. Sì? Sì. Una ragazza ventottenne che ha passato una vita sperando di entrare nel mondo dello spettacolo. Ma chi visse sperando? Morisse. Morì non si può Morì dire Springe, allora, no, no. Litfiba, era una canzone, sì. Ieri sera purtroppo ero in camerino. Dove? Dove? In che camerino? Ero lì tranquilla che mangiavo il mio calippo al tamarindo. Ma tu la sera a novembre mangi il calippo al tamarindo? Che alimentazione curiosa che hai. Ti alimenti come un gibbone. Vabbè, lo consiglio anche a tutte le ragazze. So che questo programma è molto seguito dalle donne. 13-17, sì. Allora ragazze, per rimanere sempre in forma, pochissimi carboidrati. Bravo, quindi niente pasta, niente poche pane. Poche proteine. Sì. Vivi tanto di aria. Calippo al tamarindo. Adesso. Già abbiamo parlato di prurito intimo. Lasciamo stare. Ciao, ciao, chiudetemi la casa, l'audio della casa. Sì, non c'è nessuna casa. Basta, Luisa. Luisa, senti. Apritemi la nomination dell'audio. Non ci sono nomination e poi il Grande Fratello non lo guarda più nessuno. Perché adesso c'è Fiorello. Ti apre il torace con apritemi la cuccia di Sgrunt. Sì. Deve essere nel confessionale. Allora, la cuccia di Sgrunt è fatta come il confessionale del Grande Fratello. Ha tutta materassoni rossi. È tutta rossa. E lui quando io dico apritemi la cuccia del Sgrunt, e lui va in nomination. E se esce? Una roba utile. E se esce fa la cacca. Ma perfetto. Giustamente. Luisa, a me non mi fai aprire. È la mamma. Vabbè, ragazzi, per oggi non ce la posso fare. Mamma. Questi doppi sensi, Sì? Cosa devo fare? Fatti pagare! Signora. A me è successa una cosa brutta ieri sera. Ma va, che strano. Molto brutto. Dove eri? Dove ti trovavi? Con chi eri? Ero a Roma. A Roma? Ah, bella Roma. A fare cosa? Ero a Roma. Ero stata invitata da Rosario. Chi è? Rosario chi? Tindaro. Rosario Tindaro chi è? Non sapete chi è Rosario Tindaro? No, non le ho la più pallida idea. Chi è Rosario Tindaro? Ignoranti! Siete due ignoranti. Ma signora, lasciatevelo dire. Però, Fiorello. Si chiama Rosario Tindaro? Sì. Io pensavo si chiamasse Fiorello. Ero in camerino, tutto a posto, tutto pronto. Poi a un certo punto qualcuno deve aver buttato via la chiave. Ma tutto pronto per che cosa, Luisa? Dovevo cantare. Ma dove? Dallo show di Fiorello? Quando l'ho chiamato Elisa e dovevano chiamare Luisa. Elisa è un'artista internazionale, apprezzata in tutto il mondo. Era la mia occasione, gli autori mi avevano... Marco Baldini, Sì, Marco Baldini. Poi lui mi ha detto, guarda, se vieni con me a giocare ai cavalli... Ah, quindi era Baldini! Ti sistemo pure, Virina. Ma smettiamola con questi doppi sensi. Ma brava cosa! Luisa, era facilmente intuibile che tu non dovessi cantare in prima serata. E invece ero già pronto. Ma, senti, Luisa, scusa, se dovevi essere tu a salire su quel palco, cosa ci faceva Elisa? Lì ma, da quelle ma non lo so, ci deve essere stato un caso di omonimia. Loro non credo. Poi loro. È omonimo. Poi lui. Lui chi? Lui chi? Poi lei. Lei chi? L'assistente di bordo. L'assistente di bordo? Quando ha chiamato nei corridoi, no? Prima della... Sì. Diceva Luisa. Allora, non uscendo io perché ero rimasto incastrato. Con i ricci, immagino. Con i ricci. E casualmente c'era lì l'Elisa. E che ci faceva? No, non credo. Ma io dovevo cantare. Ma Luisa, ti hanno preso per il culo, non dovevi perché cantare. Io canto. Ma non è possibile. No, non credo Luisa. Proprio. Io canto. No. Io canto. No. Per favore, già c'è stata la Pausini stamattina. Datemi un cassetto che voglio dire. Ciao Laura. Bellissima anche stamattina, ma lei è un Bellissima. Po' più brava di te. Manso. Giusto un pelo. Non la cantare, Luisa, ti supplico. Non lo fare, Luno. No. La nebbia che si posa la mattina. Uguale. Sì.
Le pietre di un sentiero di collina che testa. Il falco si innalzerà, il primo raggio che verrà, sì. La neve che si scioglierà, ma senti mai vai a casa, correndo al mare. I passi lenti incerti, cantala tu sgrunta. È quasi meglio sgrunta. Io canto male, le mani in tasca e go male. Meglio così. Mi sono fermata qui perché non ho le tasche. Senti, non so. Perché ho su un tubino, sì. Di Max Mara. Sì, io non so come rammaricarmi del fatto che Elisa ieri sera abbia preso il tuo posto, Luisa, visto la tua prestazione. Sì. Peccato perché poi lei ha cantato bene, quindi io. Però lei non ha neanche i capelli ricci, tra l'altro. Ma infatti, non so neanche come fanno a chiamare una che ha i capelli così. Però potresti avere un'altra opportunità la prossima settimana, Luisa. Dici che devo tornare giù a Roma? Secondo me devi tornare giù a Roma, salire su quel palco in diretta e dire: io sono Luisa. Dipende se lui mi chiama. Ma lui? Chi? Chi? Perché loro mi hanno chiamato stamattina. Loro chi? Poi lei invece non voleva. Lei chi? Luisa, alludi forse al fatto che dietro il programma di Fiorello ci sono delle squallide trame? Preferirei non dirlo. No, Luisa, no, non puoi andartene così, Luisa, per cortesia. Ciao, Jutek! Basta! È un amico.